a tutti, oggi sono qua per parlare assieme a voi di un argomento vastissimo che cercherò di trattare in realtà in diversi video, ovvero l'amore, partendo oggi dalla convivenza che è la cosa che vi ha incuriositi di più su Instagram. Infatti ho selezionato un po' di vostre domande, curiosità, vi avevo chiesto che cosa potesse interessarvi di più e quindi oggi parliamo dei problemi della convivenza, di quello che avrei voluto sapere io prima di andare magari a convivere. Parto subito dalla cosa che mi avete scritto in tantissimo, ovvero come faccio a capire che cosa è giusto nella mia relazione, che cosa sbaglio a fare, che cosa è considerato giusto o sbagliato. Semplicemente io sono dell'idea che non ci sia qualcosa di estremamente giusto o sbagliato, perché quello che potrebbe essere giusto o sbagliato per me, per un'altra persona, potrebbe essere l'esatto opposto. Tutto dipende ovviamente dal tipo di persona che siete e dal tipo di persona che è vostro partner. Quindi, che cos'è giusto e che cosa è sbagliato? Affidatevi a quello che vi fa stare bene, che vi rende felici e sereni e che vi fa stare bene anche con l'altra persona. Quando c'è qualcosa che non va, magari cercate di confrontarvi. Una cosa che ho visto parlando insomma con diverse persone che è difficile fare e a volte si ha paura di confrontarsi con l'altra persona. Non abbiate però paura di parlare. Nella mia relazione, ad esempio, parlare è veramente la base di qualsiasi cosa, di qualsiasi dubbio, incertezza. Non abbiate paura di dar voce alle vostre insicurezze, perché ovviamente voi sapete che cosa pensate voi, non sapete che cosa pensa l'altra persona e quindi se non aprite bocca, se non date voce ai vostri pensieri, non riuscirete mai veramente a capirvi, a venirvi incontro, a cercare un punto di unione. Trovare secondo me l'equilibrio giusto è importantissimo anche prima di andare comunque a convivere. In molti poi mi avete chiesto come fare quando si hanno gusti diversi e valori differenti. Io personalmente non penso che due persone per stare assieme debbano per forza condividere gli stessi interessi o gli stessi valori. Ovviamente io non entro nello specifico perché penso che sia una cosa personale, ma ad esempio io e il mio compagno, sotto tanti punti di vista, siamo due persone molto molto diverse, con alcuni valori differenti, con magari anche hobby diversi. Con il tempo, stando assieme, abbiamo imparato a condividere alcune passioni. Me ne viene in mente una proprio sciocca. A me piace tantissimo nuotare, ho sempre nuotato, mi piace tantissimo l'acqua. Quando ho conosciuto il mio compagno, lui ad esempio non aveva mai nuotato e lo incuriosiva a vedermi appunto così appassionata e quindi ha preso lezioni e si è a sua volta appassionato. E adesso è una cosa che condividiamo. Però magari ci possono essere tante cose differenti, magari uno è appassionato al calcio, uno non segue lo sport, a una persona piace leggere, ad un'altra magari solo giocare ai videogiochi. Non penso sia necessario condividere sempre tutte le passioni, anche perché si è in due in una relazione, non uno, quindi anche se io sono in una relazione da un sacco di tempo, io conservo comunque quella che è la mia, diciamo, identità, la mia personalità, cioè io sono una persona al di là della mia relazione. Non è che solo perché sto da tanto tempo con qualcuno, non posso magari uscire da sola con le mie amiche, fare le mie cose, fare i miei viaggi. Non è che devo sempre fare tutto in funzione della relazione, questo è molto diverso però dal mettere al primo posto la propria relazione, perché non significa che per me non sia importante, assolutamente, significa semplicemente che io sono una persona, una, esisto, vado avanti anche per conto mio, nonostante io sia in una relazione, ho comunque la mia identità, le cose che mi piace fare da sola, gli interessi che magari ho soltanto io. È secondo me molto importante, anche quando poi si va a convivere, mantenere, diciamo, la propria identità. Non perché metti che un domani vi lasciate, non hai amici, non sai che cosa far da solo, eccetera, eccetera, ma semplicemente perché voi siete voi. È anche un gesto di volersi bene, secondo me, occuparsi di se stessi, avere i propri interessi, anche al di fuori comunque della relazione. Poi ci sta che alcune persone reputino, ad esempio, le relazioni d'amicizia più importanti di quelle amorose, la famiglia prima del partner. Questa è una cosa, secondo me, abbastanza personale. Che cosa cambia poi quando si va a convivere con una persona? Tutto
e niente, secondo me dipende molto dal rapporto che avete con questa persona, soprattutto il livello di intimità, di fiducia. Io ad esempio stavo già da quasi 10 anni con il mio compagno prima di andare a convivere, quindi ci conoscevamo già da molto tempo. Non è stato così traumatico andare a vivere assieme. Diciamo che i problemi principali ci sono su cavolate, come può essere ad esempio dividersi i lavori in casa, chi cucina, per la pulizia, l'ordine, soprattutto magari i primi tempi, il metodo, diciamo, di organizzazione era diverso, quindi abbiamo dovuto trovare appunto un punto di incontro. Semplicemente quando si vive per conto proprio, comunque con la propria famiglia, si hanno degli spazi, si ha un modo di fare, delle certe abitudini, banalmente gli orari in cui si mangia, appunto il modo in cui si organizza casa, le faccende, la spesa. Quando poi vai a vivere con un'altra persona, ti scontri con una realtà magari diversa e quindi all'inizio magari si fa come vuole uno, si fa come fa l'altro, poi si trova inevitabilmente un punto di incontro. Magari non su tutto, perché su certe cose veramente banali ci si adegua. Però ecco, io non ho riscontrato almeno grossissimi problemi, se non appunto nelle cose un po' più, tra virgolette, poco importanti che riguardano la gestione della casa. Questo perché, come vi dicevo, c'era già un livello comunque di conoscenza, di intimità, di complicità alla base. Una cosa, secondo me, da tenere in mente, che avrei voluto che qualcuno mi dicesse, è che non c'è un tempo prestabilito per andare magari a convivere. Non c'è un tempo prefissato per in generale qualsiasi cosa. Non è che si sta insieme con una persona da boh, 1 o 2 anni, allora devi andarci a convivere e poi l'anno dopo devi sposarti. Ci sono persone che magari stanno assieme e non convivono e stanno bene così, magari non hanno ancora quella spinta di voler andare a vivere assieme, magari non ce l'avranno mai. Così come magari ci sono persone che vivono assieme da una vita e non sentono il bisogno anche di sposarsi. Non è una cosa strana, diversa, è semplicemente che ognuno ha delle esigenze diverse, degli obiettivi diversi, e non c'è di nuovo, secondo me, un giusto o sbagliato. Come secondo me non c'è nulla di male nel voler magari stare da soli. Ci sono tantissime persone che non sentono la necessità di avere un compagno o una compagna e non ci vedo nulla di male in questo. Trovo assurdo dover forzare una persona necessariamente a stare con un partner. Purtroppo nella società d'oggi siamo abbastanza spinti, no? Nel vedere la felicità uguale avere l'amore, avere sì anche successo e soldi, ma in generale, tutte le volte la felicità viene molto molto spesso accostata all'amore verso un'altra persona, partner, perché in realtà gran parte della mia felicità si rifà sì all'amore, ma non soltanto all'amore del mio compagno, anche l'amore verso i miei gatti, verso la mia famiglia, verso me stessa. Quindi per me la felicità sì è gran parte derivante dall'amore, ma non soltanto verso un compagno. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto molto sentirmi dire, e soprattutto vedere magari anche le altre persone attorno a me comportarsi di conseguenza, che non è una gara. Io molti aspetti della mia vita li ho vissuti e li sto vivendo come quasi una rincorsa. Molte volte, non per colpa mia, perché io non sono una persona competitiva, ma per via degli atteggiamenti delle altre persone. E questo mi ha ferita tantissimo in passato. Ero arrivata a un punto in cui volevo tantissimo andare a convivere col mio ragazzo, perché era tanto che stavamo assieme, era una cosa che volevamo tutti e due, ma appunto abbiamo vissuto 6 anni, tra virgolette, a distanza, nel senso che vivevamo in due città molto lontane, non irraggiungibili, quindi non mi piace parlare di relazione a distanza per questo motivo, ma quando racconto ad esempio la mia esperienza a qualcun altro, mi dicono tutti che
Sì, è una relazione a distanza, però vabbè, tecnicismi. Dicevo che volevo tantissimo andare a convivere con il mio ragazzo perché stavamo assieme da molto e sentivo che era giunto il momento di fare questo passo. Però da un'altra parte sentivo anche la pressione delle altre persone, che è una cosa bruttissima, perché sentivo le mie amiche in famiglia dire: ma non è, tra virgolette, normale, che state assieme da così tanto tempo, ancora non vi siete sposati, ancora non convivete. Non mi hanno mai detto, letteralmente non è normale, ma me lo hanno fatto capire in tanti modi e hanno spesso messo in dubbio la mia relazione perché magari io e il mio compagno non eravamo ancora sposati o perché non vivevamo ancora assieme. Secondo me una relazione non è meno importante perché non si convive o non si è sposati, così come non penso che una relazione magari di un anno sia meno importante di una relazione di 10 anni. Dipende tutto da come si vive la relazione, dall'intensità, e poi trovo veramente sciocco dover paragonare relazioni diverse perché nella coppia si è in due persone, ogni persona è diversa, quindi ci sono tantissime variabili in ballo, quindi trovo veramente stupido dover fare dei paragoni e quindi a me ha sempre dato molto molto fastidio. Mi sono sempre lasciata scivolare addosso, per fortuna, queste cose, ma dopo diversi anni ero veramente allo stremo e quindi non è che ho sentito la competizione, ma ho sentito veramente la pressione da parte di altre persone ed è una cosa che spero non mi capiti mai, spero che voi manteniate il sangue freddo e non vi lasciate intaccare. Insomma, la vostra stabilità rimanga tale al di là di quello che pensano gli altri, perché alla fine, come state voi col vostro compagno, lo sapete soltanto voi. Dall'esterno una coppia può sembrare quella perfetta, migliore, super top, in realtà poi ci sono tantissimi problemi, ma proprio di base vedo persone stare assieme da anni, anni, anni e mai parlare di cose vere. Quindi è un po' tutto relativo e secondo me bisognerebbe stare nel proprio, giudicare se stessi e quello che si sta facendo, quello che si sta vivendo, non fare paragoni, non fare confronti, non mettere pressione alle altre persone, non dare per scontato che una cosa sia normale o strana solo perché magari per voi è importante, avete certi valori. Poi la cosa più brutta è quando soprattutto le amiche ti insinuano il dubbio: ma non è che magari a lui non va l'idea di andare a vivere assieme, magari lui non si vuole impegnare veramente, ah, io non ce la farei mai a stare a fare questo, a fare quello, a stare con una persona così. Ma chi te l'ha chiesto? Io trovo i consigli delle amiche, delle persone comunque che mi vogliono bene, per carità, preziosi, però andare a giudicare, dare pareri, sentenze, senza averlo richiesto, lo trovo veramente inutile, soprattutto perché io sono una persona diversa dalle persone che mi circondano, quindi ok, magari possono dire certe cose perché sono preoccupate per me, perché mi vogliono bene, perché pensano magari al mio bene, alle mie esigenze, però anche io lo sto facendo e solo perché il mio percorso è diverso dal percorso di un'altra persona non significa che non sia normale, che non sia abbastanza importante, serio, sbagliato, eccetera. Quindi è una cosa che vi consiglio di tenere a mente, non lasciatevi influenzare in alcun modo dal parere e dalle sentenze delle altre persone, non fatevi inculcare che ci sia un tempo prestabilito per fare certi passi, perché bisogna anche essere pronti e sentirsela, perché non ha senso andare a vivere assieme ad una persona che magari conoscete poco, con cui non siete in confidenza, magari invece che rafforzare il rapporto rischiate veramente di incrinarlo. O magari, per come siete fatti, è la spinta giusta per impegnarvi, per approfondire e conoscere meglio una persona, perché alla fine, al di là del lavoro e interessi personali, comunque ci state assieme, diciamo, tutto il giorno. Poi un'altra cosa che mi sono sentita dire è com'è stato, soprattutto i primi tempi, stare sempre assieme, se ci si annoiava, se magari ci si stancava, no, di stare con l'altra persona. A me personalmente non è mai capitato, un po' perché io comunque ho le mie cose da fare, i miei lavori, ho
i miei interessi e stessa cosa il mio compagno, il suo lavoro, le sue cose da fare, anche se siamo insieme nella stessa casa, può essere benissimo che io sono qua a girare il video, lui è nello studio a fare altre cose, o magari mentre io cucino lui gioca, che so, ai videogiochi. Cioè, può essere qualsiasi cosa, non è che perché siamo nella stessa casa dobbiamo per forza stare uno seduto di fianco all'altro e per forza parlarci sempre, fare sempre solo cose assieme. Quindi, no, io non mi sono mai annoiata a stare con il mio compagno in casa. Magari quello che si può fare per rompere un po' le abitudini, la routine, è cercare di variare. Nel senso, magari quando avete del tempo libero assieme potete passarlo una volta in casa a fare le pulizie assieme, cosa che a me non è capitata mai purtroppo, cucinare magari assieme, giocare assieme, oppure uscire, una volta potete uscire, che so, fuori casa o fare una piccola gita fuori porta. Cercare di variare, di fare delle cose quotidiane, ogni tanto delle cose, diciamo, straordinarie, appunto per rompere un po' la routine, per non rischiare appunto di abituarvi. Ripeto, a me non è capitato, forse perché sono sempre molto molto attiva, mi piace fare tante cose, ho tanti interessi, però è probabilmente anche per questo, perché appunto facciamo diverse cose, ci piace variare, che rompiamo spesso quelle che sono le abitudini quotidiane. Penso che questo primo video sul tema amore possa concludersi qua, spero di avervi dato degli spunti di riflessione interessanti. Ovviamente mi farebbe molto piacere sapere anche la vostra qua sotto nei commenti, in modo da poterci confrontare, magari se avete anche voglia di raccontare la vostra esperienza, che cosa vi immaginavate diverso nell'andare a convivere con una persona, se è una cosa che vi interessa o non vi interessa minimamente. Sono curiosa di confrontarmi con voi, quindi vi aspetto qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!